Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Fratelli, parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo una legge di libertà, perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà usato misericordia. La misericordia, invece, ha sempre la meglio nel giudizio. Che giova, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha le opere? Forse che quella fede può salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi, ma non date loro il necessario per il corpo, che giova? Così anche la fede, se non ha le opere, è morta in se stessa. Al contrario, uno potrebbe dire: tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le opere, ed io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che c'è un Dio solo? Fai bene, anche i demoni lo credono e tremano. Ma vuoi sapere, o insensato, come la fede senza le opere è senza valore? Abramo nostro padre non fu forse giustificato per le opere quando offrì Isacco suo figlio sull'altare? Vedi che la fede coopera con le opere di lui e che per le opere quella fede divenne perfetta e si compì la scrittura che dice: e Abramo ebbe fede in Dio e gli fu accreditato a giustizia e fu chiamato amico di Dio. Vedete che l'uomo viene giustificato in base alle opere e non soltanto in base alla fede. Così anche Rahab, la meretrice, non venne forse giustificata in base alle opere per aver dato ospitalità agli esploratori e averli rimandati per altra via? Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. La Santissimo e Divinissimo Sacramento. Siamo al secondo capitolo della lettera, splendida lettera di San Giacomo Apostolo, che esordisce con un richiamo, un'espressione, un tema caro al cugino di nostro Signore, che tale era San Giacomo, il figlio del fratello di San Giuseppe, il figlio di Alfeo. La legge della libertà sembra un paradosso, perché dove c'è una legge ordinariamente c'è una limitazione in quella che noi pensiamo essere la libertà, perché la legge ti obbliga a fare qualcosa e quindi non ti lascia, diciamo così, la libertà di non farla, ti obbliga a farlo, ti proibisce di fare qualche altra cosa. È un concetto molto bello quello di legge di libertà, perché la libertà, quella di cui Gesù nel Vangelo di San Giovanni parla: se rimanete fedeli alla mia parola sarete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Quindi la libertà, diceva già il grande Sant'Agostino, non è fare quello che ci pare, oppure scegliere tra il bene e il male, che questa è un'imperfezione tipica della nostra natura umana ed è il libero arbitrio. Ma la libertà è quel muoversi dentro l'ambito del bene per scegliere le cose lecite, le cose buone, le cose migliori o le cose ottime. Questa è la grande libertà. Quindi la libertà non è per noi figli di Dio un punto di partenza, ma un punto di arrivo e un punto di nuova partenza. Sono libere le persone che sono state liberate dal peccato e che sanno dire sempre di no al peccato e di sì al bene. E, ripeto, dentro questo bene orientarsi a seconda dell'ispirazione del cuore.
È chiaro che dentro questa legge non ci deve essere spazio per il giudizio verso le opere altrui. Cioè, una persona che per esempio vola in alto verso la santità non dirà mai a una persona che vola più in basso: ma guarda questo, si impegna poco, ama poco il Signore. Non c'è spazio per il giudizio dentro la legge di libertà. E qualora non si dovesse usare misericordia, non soltanto per chi vive dentro questo orizzonte, ma anche per chi vive ancora nel peccato, non si userà misericordia a lui in cambio, perché lo stare dentro e vicini al Signore non è cosa che dipende dai nostri meriti, né dalle nostre forze, né da qualcosa in particolare che viene da noi, ma è dono di Dio, di cui bisogna per tutta la vita, se qualcuno l'ha ricevuto, ringraziare. Dopo questa premessa, ecco, San Giacomo con la sua consueta forza e a volte anche forza provocante ci ricorda una cosa molto importante. Questo passo è un passo molto famoso della lettera: la fede e le opere. E qui San Giacomo polemizza anche un po', polemizza e provoca appunto. Ci ricorda una cosa: che i demoni hanno una fede molto più grande della nostra. Chi ha letto un po' qua e là i libri degli esorcisti, anche dei grandi esorcisti, spesso si legge, si trova scritto che i demoni fanno i gradassi e umiliano a volte gli esorcisti dicendogli: guarda che io ho molta più fede di te, ci credo molto di più io alle tue verità di fede che non tu. Ed è verissimo, i demoni sarebbero dei grandi maestri di catechismo se volessero, farebbero delle prediche bellissime, fanno proprio parte di quella che oggi si chiama la schiera dei credenti non praticanti, perché di questi parla qui San Giacomo, no? La fede e le opere. Chi dice che crede e non fa le opere è un credente che non pratica, perché praticare non è soltanto andare a messa, quindi la pratica non è solo la pratica liturgica, sacramentale, ma è appunto la pratica della vita, sono le opere sante che chi dice di avere la fede deve fare, e i sacramenti sotto questo punto di vista sono indispensabili, perché se io non sto in grazia, quindi non mi confesso, non vado a messa, io non farò opere sante, nonostante la fede che abbia. Il demonio ha la fede, ma non ha la grazia, perché l'ha irreversibilmente perduta, e non ha le opere, perché di opere buone non ne fa neanche una, per sua libera scelta. Quindi San Giacomo ricorda a chi dice di essere credente e non praticante, ci fa attenzione che assomigli un pochino al diavolo. Il problema è che molte volte quelli che dicono di essere credenti non praticanti in realtà sono ben poco credenti, cioè nel senso che hanno le idee molto confuse anche su quel poco di fede che pensano o dicono di avere. Il problema è, il problema di noi contemporanei è molto molto più profondo. Dinanzi a Gesù Eucaristia noi evidentemente, ecco, abbiamo subito un grosso banco di prova della fede, no? Il sacerdote dopo la consacrazione dice: mistero della fede. Noi sappiamo che Gesù nell'Eucaristia, diceva Paolo VI, nel Mysterium Fidei, ecco, noi abbiamo la grazia di avere questo splendido crocifisso proprio dietro allo stensorio, no? Il crocifisso è una rappresentazione ovviamente di Gesù, lì non c'è Gesù, il crocifisso lo rappresenta, quindi deve essere venerato, no? Ma invece nell'ostia Gesù c'è. Il crocifisso che noi contempliamo è più o meno non molto distante, ecco, dalle dimensioni reali delle membra fisiche di Gesù. E noi sappiamo che nell'Eucaristia Gesù è presente non simbolicamente, ma con tutta la sua persona: corpo, sangue, anima e divinità. Paolo VI diceva: l'unica differenza che c'è tra il Santissimo Sacramento e la persona di Gesù, che ora è seduta alla destra del Padre, è che nel Santissimo Sacramento lo spazio lo occupa attraverso le specie eucaristiche, in cielo attraverso le sue membra fisiche,
ma non c'è nessunissima differenza tra lo stare davanti all'Eucaristia e lo stare dinanzi a Gesù nel cielo e in terra. Guardate, questa è la fede divina e cattolica, tutte queste cose sono sottoscritte dai concili, dal concilio di Trento, soprattutto sotto pena di scomunica a chi non ci crede. Noi ci crediamo veramente che stiamo davanti a Gesù in persona, quindi che quel crocifisso che noi guardiamo è dentro l'ostia, non rappresentato appunto come l'immagine del crocifisso, ma contenuto come presenza viva e reale e sostanziale. Capite? È un miracolo, per questo dice un mistero della fede. Come fa un corpo di 1,90 m a stare dentro un disco di pane azimo dal diametro di neanche 10 cm? È impossibile, capite? Però è così. Quindi questo anche per misurare, no? Che molte volte noi pensiamo di avere la fede, ma a volte il problema è, prima ancora delle opere, è ancora più a monte, perché certamente una fede viva aiuta a compiere le opere. Qui San Giacomo lo spiega subito. Chi è il nostro padre nella fede? Nella preghiera eucaristica 1 viene invocato così, ma il nostro, il Abramo, nostro padre nella fede. Abramo è considerato, tra l'altro, da tutte e tre le religioni monoteiste, quindi siamo in buona compagnia, anche dagli ebrei, dai musulmani, padre della fede, quindi ha una risonanza, come dire, mondiale. E dove si è vista la fede di Abramo, dice San Giacomo? Semplicemente nel credere alle promesse di Dio. Dio gli aveva fatto delle grandi promesse, certo, però la fede immediatamente ha sempre esigito un'immediata risposta, cioè Dio dice: lascia la tua terra e vai verso il paese che io ti indicherò. Sì, non ha semplicemente creduto, ha fatto le valigie e è partito. E la prova estrema della fede di Abramo è stato il sacrificio di Isacco. Prendi il tuo figlio, il tuo unico figlio che ami, il figlio della promessa, nato quando tu sei ormai vecchio decrepito e tua moglie era diventata ampiamente sterile, quel figlio da cui io ti ho promesso che nascerà la discendenza grande come le stelle del cielo e come la sabbia del mare, portalo e offrilo a me facendo un sacrificio umano, cioè esattamente ciò che ti ho ordinato di non fare. E Abramo l'ha fatto. Penso che molti di noi, spero che molti di noi abbiano avuto la grazia di poter contemplare appunto il sacrificio di Isacco del Caravaggio, che è stupendo e che mostra proprio questa scena, no? Quest'uomo pronto a immolare il figlio, cioè altro che opere, insomma, no? Quindi opere immense. Ma perché Abramo ha fatto queste opere immense? Lo spiega San Paolo quando commenta nel Nuovo Testamento questo episodio, no? Dice, lui è andato senza chiedersi perché, perché a Dio i perché non si credono, non si chiedono, i perché ha scritto qualche santa donna in un concetto di santità, in un processo di canonizzazione, perché è una domanda che è nata nell'inferno, non si chiede a Dio. Lui è andato lì sicuro, dice San Paolo, che se anche l'avesse ucciso il figlio, il Signore l'avrebbe fatto risorgere, senza nessun dubbio. Quindi una fede viva di questo genere è evidente che poi traborda, si potrebbe dire, no? Si esplicita nelle opere. Poi fa un altro episodio un po' meno noto, fa un altro esempio, scusate, un po' meno noto, quello di Rahab. Era molto famoso questo esempio nella letteratura patristica, che ha scritto buoni fiumi di inchiostro su questo episodio. Rahab era una prostituta, era una donna, insomma, abitante a Gerico. Gerico fu una delle città prese da Israele durante la conquista della terra promessa. Quando andarono gli esploratori a Gerico e trovarono, insomma, questa donna che li accolse dentro casa, quindi li trattò con riguardo perché capiva essere membri del popolo di Dio, quindi fece questa opera di accoglienza,
loro confronti. E per questa opera gli esploratori dissero: bene, siccome ha fatto questo, quando noi verremo a votare lo sterminio alla città, metti una bella cordicella rossa alla finestra, fai entrare tutta la tua famiglia qui e noi distruggeremo tutto tranne che te. E così fu. Quindi ospitare i pellegrini è un'opera di misericordia, ancor più insomma accogliere, dice Gesù, un profeta come profeta, un uomo di Dio come uomo di Dio, gli fa avere la stessa ricompensa dell'uomo di Dio. Quindi ha compiuto un'opera grossa, pur essendo una pagana, che l'ha resa giusta davanti a Dio. Il senso di tutte quante queste cose è molto semplice. Noi dobbiamo chiederci. Ieri abbiamo festeggiato San Francesco d'Assisi. L'opera più grande che ha fatto San Francesco d'Assisi, in un contesto in cui la situazione in cui versava anche una larga parte della Chiesa era poco florida, era drammatica, sorsero tanti movimenti radicali che puntavano il dito contro la corruzione della gerarchia, i cardinali che sembravano dei principi, insomma, una dissolutezza nel clero di allora, che qualche tempo dopo San Francesco, insomma, poi fu Santa Caterina da Siena, non moltissimi anni dopo la morte, insomma, a descriverla in maniera drammatica nel dialogo della Divina Provvidenza. San Francesco non puntò il dito. San Francesco cercò semplicemente di mettere in pratica la sua fede in Cristo, come amava dire, povero e crocifisso. Gli altri fanno così? Io non giudico, il giudizio sarà senza misericordia, quanto chi non ha avuto misericordia. E in obbedienza al Papa chiedo di poter avere la grazia di vivere il Vangelo, punto. Di mettere in pratica la fede che dico di avere in maniera forte, radicale. Il bene che fece San Francesco e il suo ordine floridissimo e tanto benedetto da Dio, insomma, che è tuttora vivo e vegeto dopo quasi 800 anni, insomma, 700 anni sicuramente, insomma, quasi 800, insomma, nella Chiesa Cattolica è ancora perfettamente vivo, florido. E la grande opera che ha compiuto San Francesco è stato il grande esempio di santità. Allora, noi dobbiamo sempre tenere presente questo, dobbiamo sottoporre a verifica la fede che diciamo di avere e vedere se e come questa si esplica, si esprime in comportamenti santi, degni di figli di Dio, senza chiaramente fare nulla di trascendentale, però diano il buon esempio, edifichino il prossimo. San Francesco amava sempre dire che i frati devono predicare con la vita, non principalmente con la parola, anche con la parola, alcuni, non tutti, diceva lui, ma con la predica della vita possiamo farla sempre dovunque e comunque, ed è una delle prediche più efficaci, perché, come diceva sempre il buon Paolo VI, già negli anni 70, il mondo di oggi non vuole maestri, quindi grandi oratori, certamente che hanno comunque una loro funzione, una loro utilità, ma vuole testimoni, gente che si vede, che ci crede, perché ha investito la vita e fa scelte di vita significative, importanti, tangibili, visibili. I papi anche recenti, sia Benedetto che Francesco, continuano a raccomandarci sull'importanza di camminare controcorrente, perché i comportamenti richiesti ad un fedele, fedele significa etimologicamente una persona che vive di fede, stridono con la mentalità e la logica del mondo, ancor più di un mondo come il nostro che è completamente secolarizzato e scristianizzato. E allora noi non possiamo assolutamente, come dice Gesù nel Vangelo, restare nascosti, ecco. Ma non dobbiamo avere nessun timore, senza ostentare mai nulla e senza giudicare nessuno, dimostrare
con umiltà e con semplicità, con rispetto del prossimo, con dolcezza e con mansuetudine, la fede in cui viviamo, la fede che professiamo, anche con dei comportamenti esternamente visibili, non dico di mettersi uno straccio addosso come San Francesco, insomma, camminare scalzi di terra d'estate a dormire sulla roccia, questi sono eroismi, insomma, riservati a pochi, però uno stile di vita coerente e che si distingua, ecco, dalla massa, questo il Signore se lo aspetta. Concludo, c'è una frase brutta, insomma, c'era una provocazione cattiva, ecco, fatta da un filosofo che fu famoso anche se morì in stato di follia, che era Friedrich Nietzsche, che sfidava a cavallo tra la fine dell'Ottocento e il 1900 i cristiani, dice: io sono ateo, perché io sinceramente in tutti quelli che dicono di essere cristiano non c'è proprio niente che assomiglia al Vangelo e a Gesù Cristo crocifisso. Quando lo vedrò, può darsi che comincerò a pensarci se sia il caso o no di abbracciare la fede cristiana. È ovviamente una provocazione cattiva, fatta certamente da un'anima, insomma, che non era un'amica di Gesù. Speriamo poi che la Divina Misericordia abbia trovato i modi e i tempi, insomma, per fare qualcosa, però è una provocazione che ci interpella tutti quanti. La nostra fede va mostrata con le opere, meglio essere cristiani senza dirlo che dirlo senza esserlo. Ci ha lodato, onorato e ringraziato ogni momento. Sì.